Ascolta Alessandro, c'è una frase o un messaggio in particolare che ti piacerebbe lasciare ai nostri ascoltatori e ai nostri lettori? Non tendo a citare le frasi famose o cose del genere, anche perché faccio fatica a trovarne una che rispecchi esattamente i miei pensieri, anche se ce n'è stata qualcuna. Può anche essere un tuo pensiero personale, eh? Nella vita c'è gioia, c'è dolore. Mm-hmm. Oggi è tempo per gioire, per soffrire ci penserò domani. Va bene Alessandro, è stata bellissima questa conversazione lenta con te. Veramente ci tenevo a dedicare uno spazio nel nostro blog alla tua avventura, perché è sicuramente vicino ai nostri valori. Ottimo. Buon proseguimento e a presto. Buona giornata. Grazie. Ciao. Questo era Alessandro Bordini, un ragazzo di 28 anni cieco che ha fatto il giro del mondo e continua tuttora a viaggiare. Spero che la sua storia vi abbia ispirato e spero di tornare presto raccontandovi qualche news dal mondo dei viaggi lenti. Io sono Simone e questa è un'iniziativa di Viaggiare con Lentezza.